Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in un altro video. Chiedo scusa per la location diversa e un po' improvvisata e la luce che è scarsissima, me ne rendo conto, ma sono, come vedete, come credo si veda dai fornelli, in cucina perché sono appena tornata a casa dal Famila, come vedete dallo scontrino. Mi ci ha accompagnato una mia collega perché qui nel mio paese non c'è, quindi ho approfittato, non avevo mai comprato dal Famila e ho speso infatti la bellezza di 160 euro, non so se vedete. Qua 160 euro e beh, non si vede e 83. Ho preso molte cose bio perché ho visto che ha un sacco di cose senza glutine, senza lattosio, tutta roba che insomma con lattosio io non posso mangiare e molte cosine buone di soia, eccetera. E volevo farvele vedere. Allora, se non fate caso alla sportina che non c'entra, è della Milka. Però è quella piena di. Non ho comprato solo questo, ovviamente, ho comprato anche altro, però vi faccio vedere più che altro quella bio. Allora, della marca Vivi Bene, sperando che la luce sia decente, le mini gallette di mais sono, come vedete, piccoline, tonde, cioè sembrano delle monetine. Avete presente quelle monete che andavano quando almeno io ero piccola, di cioccolato ricoperte, che sembrava finto oro, insomma, sembrano quelle lì. Le ho prese così piccole perché almeno me le porto al lavoro se mi viene l'attacco di fame. Sono piccoline, mangi quello, la quantità che vuoi e poi richiudi il sacchetto e può stare insomma nel cassetto fino al giorno dopo. Vediamo se c'è scritto quanto costano perché non mi ricordo. Le gallette 1,55 euro. Poi, Mary, questo per te, me l'hanno richiesto. Mary, ciao, mandiamo un bacio a Mary di Gnagna Makeup. Quelli della Germinal Bio, che avevo già preso e che ho ripreso, sono queste qui, questa è la marca, la Germinal Bio, se mai che ci prendo. Sono due pacchetti esattamente identici e sono sfogliatina di frutta al farro e questa è senza uovo, senza latte, solo zuccheri da cereali e da frutta e io l'ho preso al gusto mela, come potete vedere da sopra. Però c'era anche il gusto mirtilli, a me io però preferisco questo e adesso vi dico se le trovo, se c'è scritto quanto costa. Allora, Germinal Bio, sfogliatina frutta, 3,55 euro, tutte e due insieme ovviamente. Poi ho preso, vabbè, questo qui lo conoscete tutti, non è proprio bio, però è HD, quindi senza lattosio, è quello del latte HD della Granarolo. Io ho preso quello da 500 ml perché... È 500? Sì, è 5. No, è 1 litro, scusate, è 1 litro e perché così mi dura molto di più. Vabbè, penso lo conosciate praticamente tutti. Poi ho preso dell'altro soia choco, che è praticamente una bevanda di soia al gusto choco, cioccolato voglio dire. Ne ho prese due uguali, mi sa che le avevo già provate tipo due anni fa e mi erano piaciuti perché la. Il latte e la soia onestamente è qualcosa di raccapricciante, infatti per quello prendo poi l'HD, perché sembra acqua sporca, cioè tipo l'acqua quando lavi i piatti sporchi, sembra quella, però con il cioccolato almeno si copre un po' di più quel saporaccio schifoso e quindi ne ho prese due dell'altro, altro, sì. E adesso vi dico anche quanto le ho pagate. Ecco qua, scusate, ho tagliato perché ci ho messo un'ora a trovarla, era l'ultimo ovviamente. Alpro bevanda soia al cioccolato, 3,35 euro, tutte e due queste qua grandi insieme, che sono da 1 litro l'una. E siccome mi piacciono, ho preso anche la loro versione piccolina, che sono tipo i normalissimi succhi di frutta perché hanno infatti la cannuccia, come vedete, da tenere, da portarmi a lavoro nel caso volessi qualcosa di sfizioso, ma pur sempre senza lattosio. Sembra una bambina, lo so. Poi ho preso della Cereal, altra marca fantastica bio perché non ha, è senza glutine e senza latte e derivati. Questi sono dei plum cake con, no, ho sbagliato. Ho preso l'uvetta, credevo fossero gocce di cioccolato. No, vabbè, Mary te le regalo. Vabbè, sono con l'uvetta, ma credevo fossero al cioccolato. Mi sono sbagliata, così imparo a leggere. E queste è un prodotto dietetico, c'è scritto, ma io l'ho preso proprio perché non ha lattosio, eccetera. Adesso vi dico quanto costa.
Vabbè, è da mezz'ora che cerco nello scontrino, facciamo che quanto costano queste, ve lo scrivo in sovrappensione perché non lo trovo. Comunque, questa marca qui l'avevo già provata e i plum cake, avevo preso quelli giusti l'altra volta al cioccolato, comunque sono molto buoni. Ve li consiglio. Poi vabbè, questa non c'entra niente che ci fa qua. Ah, questi che a me piacciono tanto sono Soya Life Dessert di soia al gusto cioccolato e sono piuttosto grandi, ce ne sono 4, sono divisi in 4 e c'era anche gusto vaniglia che però a me non piace onestamente e c'era anche, credo, se non ho visto male, il gusto caramello. Dentro sono così, cioè sono scatoline nere, sì, proprio questa luce non è adatta. Anche quello vi scrivo qui sopra quanto costa perché non sto più a cercare niente, se no ci mettiamo un'ora. Poi di simile ho preso. Però questi sembrano, questi qua sembrano più, diciamo, più budino barra panna cotta. Questi invece sembrano più yogurt e si chiamano della Zottis Dessert. E sono anche questi senza lattosio. È una marca tedesca che non ho mai provato. Sono senza lattosio e gusto di cioccolato. E si presentano così. Questi non li ho mai provati, quindi non so dirvi se sono buoni o meno. Sono 4 confezioncine da 4. Vi dirò come sono. Poi ho preso, questo non è propriamente bio, però sono di quelle, diciamo, cose che fanno allunga la vita, così dicono. Voglio provarle, le ho prese più che altro perché c'era scritto goji, cioè le bacche di goji. Il resto, non tutto ciò che c'è mi piace, perché tipo la mandorla e la noce non mi piace, ma alla vicina piace, quindi le do a lei. Io mi tengo le bacche di goji. No, glielo offro perché so che gli piacciono. Sono di Noberasco e appunto frutta secca. No, non secca, frutta e basta, è un sacchettino intero. E vedete, contiene anche le bacche di goji, che sono, immagino, queste qua rosse, perché io non le ho mai viste. Vabbè, magari non lo vedete. Anche di quelle vi scrivo il prezzo. Poi ho preso, e questa è stata una novità piacevole perché non sapevo la facessero. Non sapevo che Barilla, appunto, una marca come Barilla, facesse la pasta senza il glutine. Cioè, l'avevo già provata pasta senza glutine, però mai della Barilla, non sapevo ci fosse, guardate. Barilla senza glutine e ho preso sia queste che sono i fusilli, sia le penne rigate. Le proverò. Quando ho provato altre marche senza glutine, cioè senza glutine, sì, ho provato anche il Kamut, ma quelle senza glutine sono più gialle, cioè come questa, mentre il Kamut sembra marroncino. Allora, il Kamut era passabile, quelle senza glutine di altre marche tipo marchio Coop erano, non so neanche come descriverle, un sapore talmente strano che era immangiabile, ma non so neanche dire di cosa sapesse. Cioè, sembrava tipo colla fredda. Esatto. Ah, poi ho preso della Valsoia, anche questa già provata in passato. Del tipo non ci facciamo mai mancare le schifezze anche senza il lattosio, la crema vegetale che è praticamente la risposta della Valsoia, infatti l'ho già fatta vedere in un altro video, risposta della Valsoia alla Nutella, non è male anche se ovviamente non è paragonabile alla Nutella, però non è male e comunque fa meno male dell'altra sicuramente. Poi aspettate che vado in frigo a prendere una cosa. Rieccomi, allora, le ho prese fuori dal frigo perché dovevano starci dentro per forza, se no mi si scongelano. Allora, soia burger vegetale della compagnia italiana Alimenti Biologici. Non ho mai provato il burger di soia, l'hamburger di soia, quindi farò un esperimento perché non so proprio che gusto abbia. C'è chi dice che è buonissimo e chi dice che invece fa schifo, quindi proverò. Poi ho trovato, e questi anche questi li avevo già provati, sempre della Granarolo HD senza lattosio, il mitico yogurt. Questo è bianco, però grazie al cielo non è quello acido come il veleno, ma è un po' zuccherato, perché a me quell'altro non piace, questo è normale, bianco voglio dire. E ho preso anche la versione con le pesche. Ah, però questa non è Granarolo, è della Bella Vita, sempre senza lattosio, pesca e albicocca, perché mi piace molto con pesca e albicocca. Vedete questa qua. Di questa c'era anche alla fragola e poi ce n'erano anche alla soia che ho provato alla fragola, non mi ricordo di che marca. Ah, sempre da Granarolo. Anche quello è buonissimo perché nonostante fosse di soia, quando l'ho assaggiato ho detto oddio farà schifo quanto il latte, invece col fatto che c'erano i frutti in mezzo non era niente male, la soia veniva coperta. Quindi ve lo consiglio della Granarolo anche alla soia.
quelli comunque rimangono leggermente migliori. Poi ho preso di nonno Nanni il fresco spalmabile, la versione verde, quindi non bianca, che è senza lattosio, come potete vedere lassù. C'è scritto? Sì, senza lattosio lassù in alto. Che è molto buono. Questo qui io l'ho provato con. Voi mi direte che io faccio mischioni di schifezze, ma piace a me. Io l'ho provato a spalmare sopra le banane tagliate a fettine, è un qualcosa che trascende il divino. Ma di solito sono schifezze che piacciono solo a me. E poi ho trovato anche della Galbani la certosa senza lattosio, che è quella fucsia. Già solo per l'incarto la volevo comprare. In più, vabbè, non rende il colore, ma in più è, se vedete, senza lattosio. Questa non l'ho mai sentita, cioè non l'ho ancora mai mangiata, ma se è come nonno Nanni sicuramente merita. Comunque devo dire che al Famila mi sono trovata benissimo, è grande, c'è un assortimento, c'è un po' di tutto. Di qualunque marca, su qualunque cosa, anche bio, senza lattosio, senza glutine, poi c'erano le cose integrali. Mi sono trovata benissimo e c'erano prezzi comunque bassi e c'erano anche molte offerte oggi che ci sono andata, quindi ci tornerò di sicuro e da oggi è il mio nuovo marchio preferito, il Famila, cioè marchio, posto in cui fare la spesa preferita, che preferisco. Bene, spero vi sia piaciuto. Questo era tutto, poi ci sono altre due cosette che non sto a farvi vedere perché non so, l'hamburger di coniglio, eccetera, non di carne rossa, non sto a farvelo vedere. Le conoscete tutti. Il video è finito, spero vi sia piaciuto e che possa essere utile a qualcuno che cercava questi tipi di alimenti come me, che non posso mai mangiare niente. E quindi mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e passate dalla mia pagina Facebook che trovate giù qui nell'info box. Io vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!